La storia delle mondine, un esercito di donne che per 40 giorni vivevano e lavoravano insieme per mondare il riso, fu anche un grande movimento di emancipazione femminile. Un lavoro durissimo coi piedi in acqua e sempre chinate, da cui nacque la lotta per le 8 ore lavorative. Il lavoro delle mondine ha sempre colpito l'immaginario collettivo e ha ispirato molti canti popolari. Il loro canto veniva da quello militare, a differenza di quello operaio urbano che veniva dall'opera lirica. Sono stata contentissima di averlo fatto e non mi sento per niente umiliata per niente, perché era il nostro lavoro e si faceva così volentieri. Ormai a quei tempi lì si faceva quello e è finito lì. Io non mi sento per niente offesa di quello che abbiamo fatto. Anche se il lavoro era duro e tutto, ma comunque ci sono dei bei ricordi, delle famiglie unite, dei nonni che si viveva tutti insieme, e della campagna anche, perché si lavorava ma in allegria comunque, magari cantando, magari tante cose comunque. Certo, adesso è tutto cambiato. Che noi entrare in fabbrica era un sogno per noi, non dover più andare in campagna, che era faticoso, per noi era un sogno. E poi la paga, che era molto diversa, e il lavoro di tutto l'anno, che invece allora si lavoravano 3-4 mesi all'anno, lì invece prendevi la tua paghetta tutti i mesi, anche se era piccolina, ma sembrava già di guadagnare bene. Poi anche un altro rapporto anche con i padroni, con gli assistenti di turno, c'era legame anche lì, più rispetto. A Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli, nella tenuta colombara della famiglia Rondolino, c'è il Museo delle Mondine, voluto da Mario Donato, la cui fama di sublime narratore attira molti visitatori. La donna trovava in quei 40 giorni di monda, perché tanto più o meno durava la monda, aveva la possibilità di identificarsi in quel lavoro fatto da lei e ricavare un sussidio, un salario che serviva a lei, che portava in famiglia, e poteva dire: «Uè, gente, qui ci sono anch'io, non sono solo la massaia», con l'importanza che è della massaia, non scherziamo, ma non era mai riconosciuto la donna che tutto l'anno alleva i bambini, accudisce il marito e tutte le persone che è intorno, non riesce mai a avere quel riconoscimento che si meriterebbe. Invece attraverso la monda, trovarsi queste donne tutti insieme, trovano la forza di rivendicare e di dire: guardate che qui noi ci siamo, lavoriamo 40 giorni, perché questo lavoro è di 40 giorni, ma se durasse tutto l'anno, noi siamo capaci, con la fatica, con il sudore, a dimostrare che ci siamo veramente, e contiamo.